della serie non mi fido, ma ti controllo. Certo che ti controllo, ma io, cioè, non lo so, cioè, Evaristo oggi in regia, veramente lo vedo un po', anzi lo noto, Salutiamo anche Note Web Radio, giusto, Io sono anche editore. Bene, signori, veramente oggi è dura, è molto dura. Dura, lo so, sì. Va bene, allora. Non ricominciare. Sì, no, ho detto solo non mi fido, ma ti controllo. Qua mi dicono, cioè, è arrivato già una mail con scritto con chi ce l'hai. Beh, insomma, allora è un titolo di studio, The Studios, From Studios. Sì, spegni tutto, esatto, intanto siamo in diretta. Cosa? Siamo in diretta? Ma dico, dai, i numeri. Non siamo in diretta, lo so, Jacqueline, non siamo in diretta. Non siamo. Ma sei, siamo registrati oggi, Ecco. C'è gente sotto, lo so, no, perché mi dicono c'è gente sotto che non è sopra, perché se è sotto la gente è sopra, e allora lo so, so tutto, oggi ho qui la Jacqueline perché deve andare da Evaristo, ma lo lasciamo stare, lo stiamo solo... perché dobbiamo connetterci con tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, potete chiamarci, 345-100-3900, lo so, signori, lo so, è dura, sì, tanto dura, ed ora sentiamo ovviamente lui. Lui oggi ha qualcosa da dirci, perché, insomma, parliamo di qualcosa. Però c'è da dire che oggi siamo registrati. È così. Pronto intervento, veloce come il vento. Allora, vediamo un attimo se ce la possiamo fare. Allora, questa è buona. Allora, vediamo un attimo, perché c'è Evaristo di là che non so se ce la può fare. Ma scusa, ma non l'hai licenziato, Evaristo? No, anzi, è stato premiato. Perché è licenziato? No, scusa. No, mi hai detto che non era in grado. Non era in grado. Ma sì, lo so, è dura. È dura la verdura. Sì, vabbè, non vorrei dire altro, perché sai... Se no, siamo oggi a bollino rosso, e come lei, quanto cammina sulle scale, a volte c'è chi scende, chi ci sale, insomma. Io le lavo le scale e pulisco, capito? Ah, però anche in formato impresa di pulizia lei, ho capito. Ecco, è rimasto solo quello. Ecco, iniziamo questa... La mia vita ho fatto, il lavapiatti, il cameriere, anche l'ultimo dell'anno. Sì. No, ma è quello che io voglio capire, perché vogliamo iniziare questa direttissima, Perché io la vedo già rusa. No, oggi. Siamo in diretta, te? Cioè direttissima. Non mi avvisi? Mi scusi. Ti chiamo alle 9 e mi hai chiamato dopo. Lo so, perché potrebbe essere anche le 10:30, le 11, le 11:30, dipende, non lo so. Cioè io ho la reperibilità, come si dice, ho la reperibilità anche in radio, per la radio. Sì. Se tu vuoi fare la diretta alle 3 di notte, io devo parlare alle 3 di notte, no? Mentre sbadiglio magari, no? Sì, ma mi sembra anche giusto, perché se no Filiberto è lui il nostro... Chi è Filiberto? Ma è fratello di Evaristo, ma mi scusi. Ma quella famiglia lì, ma che nomi hanno, scusa, ma non era normale? No, c'è molto di normale, questa è Kappa Radio, signori, insomma, non lo so. E facciamo un quiz, ci scappa la Kappa, e lo faremo al giovedì faremo ci scappa la cappa, non la cacca,
Ho detto K, ci L'ho detto scappa la che K. siamo in bollino rosso, tra un po', Vabbè, ascolta, la K Sì. lo dico anche ai bambini. Sì, Comunque siamo. facciamo, ci scappa la K, e ci inventiamo i quiz. I telespettatori, anzi, i radioascoltatori devono indovinare. Bisogna coinvolgerli, i radioascoltatori. Cioè, se no, cosa ascoltano? Ma è te e poi, quando hanno finito di ascoltare, cosa hanno capito? Per me niente. Ma no, come niente, abbiamo numerosi ascolti. Infatti, finito questa trasmissione, se lei va sulla mia pagina home page principale, non le altre sottopagine, vedrà una mascherina. Cioè, io veramente mi sembra tipo, non so, un pentagramma, sale, scende. Cioè, è uno spettacolo, ma Ascolta veramente una cosa, tesoro. tesoro. Vai su WhatsApp, ti Lo ho so, inviato anche una foto. Guarda che foto è. lo Poi so. dopo magari la pubblichi. Lo so, lo so. No, no, perché io non sono in boxer in tanga, tesoro. Cioè, io capisco, lei mi deve chiamare lingotto, non tesoro, lingotto. Io sono il lingotto della K, il signore K. Come facciamo? Come facciamo? Ma sei d'accordo a fare un quiz? Sei d'accordo a fare un Sì, quiz? l'ho visto. No, ho visto, no, perché c'era qui la Jacqueline. Che vede che sta ridendo, no, io di là in regia c'è Evaristo che sta ridendo, non so cosa è salta fuori oggi, non lo so, Ma non lo perché so. ride per quello che dico io o si è raccontato una barzelletta da solo? Ma forse, no, può essere, cioè. Cosa Allora, che può essere? oggi è direttissima, vorremmo parlare di che cosa? Di niente, di nulla, perché vorremmo parlare di una persona che è defunta. Esattamente Carlo Vichi, che è stato il patron della Mivar. E qualcuno al 345 100 3900, anche i nostri webmaster, se ci vuole dire cosa significa Mivar, io non lo so, cioè, Ricordiamo che la Mivar è stata una fabbrica di televisori italiana, televisore a tubo catodico, vero? Perché quelli a schermo piatto non credo che li abbia prodotti, si sia fermata prima. E il patrono, appunto, è deceduto a 89 anni? 99 sono, ne manca 10 99? all'appello. No, non credo 99. Sì. Allora, se uno fa dei televisori campa molto, bisogna che metto su una fabbrica anch'io di televisori. Eh sì, ma in bianco e nero colori lei lo mette perché non lo so. Ma io voglio fare in bianco e nero, io voglio tornare al passato. No, perché quello americano, il sistema colori si chiama NTSC. Invece noi abbiamo il PAL, E invece in Francia Dorpal. c'era il SECAM. Che poi prima doveva essere adottato nel 1976 e per fortuna non è andata, Adesso ti faccio una anche domanda. Quiz, due. ecco il quiz. Anzi, ci scappa la K e vai col quiz. Il quiz è quando la televisione è diventata colore in Italia? In che anno? Lancio le tre opzioni. 1965, 1981, 1977. Eccoci. Tu cosa dici? Allora, no, lo dicono gli ascoltatori, Dice, 345 100 3900 vinceranno un nostro biglietto da vinceranno, visita. no, Ho vinceranno solo quelli. televisore, Ho finito tutto. vinceranno, no, io ce l'ho invece, Ho finito le birre, i gadget, i portachiavi. vinceranno un televisore Mivar da 180 kg del 1978, io ce l'ho. Cioè, se ti cadi in un piede muori praticamente, però si vedeva bene. Perché erano tosti, massicci, fatti bene, solidi. Erano solidi, non si rompevano mai. Diciamo come la Fiat 500 di una volta, la vera No, Fiat. esatto, la mia era dura, anzi che la mia era un blocco di ferro con le ruote. Sì. Comunque, non è questa la questione. Adesso sentiamo, tu la sai la risposta, vero? Bah, io penso adesso, non lo so. Allora potresti dirlo, dai, Sta ridendo sentiamo la risposta. Crepapelle Evaristo di là in regia che diciamo, ma dove l'hai trovato questo Alessandro Brusa? Ecco, c'è anche la Specifichiamo Jacqueline. Alessandro Brusa, perché sai, degli Alessandri ce ne sono tanti, ma dei Sì, Brusa. tanto. Siamo circondati di Alessandri, qui,
Ecco. Sì, mi confondo sempre con Alessandro Serra, io. Non lo so, c'è anche il dottor Lambrusco, io non lo so. Cioè, forse Effetto Serra, potrebbe essere un perché. programma, oh, potrebbe essere un programma per Alessandro Serra, Effetto Serra. Ah sì? Però io questo Alessandro Serra tirerei due tiritini d'orecchie che non mi ha detto nulla del MUX 46, MUX principale. Come facciamo? Non lo so, non lo so. Non so nemmeno io. Comunque tramite un alimentatore PA tutti i nostri telespettatori possono vedere non solo Teleromagna, Canale 11, Videoregione, ma perché Videoregione? Ma perché? Perché? Cosa c'entra Alessandro Bruse con Videoregione? Lo dica, ce la può fare. Sì, ci mette un po' di impegno, che oggi lo sento un po' insipido, un po'. Sono insipido, ho detto delle Ma cavolate fino adesso. dice? Ma questo programma si Ma tu chiama sai che no. Direttissima e va Sì, forte, l'ho vit, vit. inventato io questo nome, voglio dire. E tu mi vieni adesso a parlare di direttissima, l'ho fatto io nel 2016, avevo più di 1.000 spettatori contemporanei su Facebook, adesso spariti tutti. Dimmi un po' io cosa devo fare, mi devo sparare, non lo so. No, perché come lei dice, l'ho inventato io come Pippo Baudo, che era Esatto, presente hai alla inventato. strada del jazz a Bologna in via Orefice. Pensi, pensi, pensi che lavoro. Eccoci, Io allora. non ho avuto la fortuna di conoscerlo, spero di conoscerlo, anche se, cioè, Ma ormai Pippo già Baudo fa questo semplice, corso, eh. allora, era l'11ª edizione. Bene, lui era già stato alla strada del jazz per la seconda volta a Bologna, all'ombra delle due torri. Io non lo so, uno come lei non sa che c'era Pippo Baudo. E ci sarà un'altra edizione, ecco. Balbettavo un po', diciamo. No, lui invece è sempre stato uno che aveva la parola pronta, ci cioè ha fatto il presentatore per 150 anni, scusa, ma ha avuto un singulto, cioè voglio dire. Beh, diciamo che Pippo Baudo ha conosciuto tutti i migliori, Ecco, diciamo, da Mike, buongiorno, Cioè, chi non ha conosciuto? No, io cioè, sono quelle persone che quando moriranno lasceranno un gran vuoto, come anche Maurizio Costanzo, come anche pochi altri. Quando muoiono lasciano veramente una voragine, perché gente di quello spessore lì non c'è più. Non c'è Purtroppo. più, Purtroppo. quindi questo è il problema. Questo è il problema. Cioè, adesso non c'è più gente con quello spessore, con quella capacità, con quei talenti, con quel, non lo so come chiamare, quella personalità, ecco. Diciamo che secondo me il E qui migliore. ricolleghiamo a Vanna Marchi, Ecco. perché adesso, ecco, vedi il collegamento, Vedi? cioè, Vedi che ci il bello siamo? della radio è questo, no? Cioè, portare lo spettatore nei vari ambiti senza che se ne accorga. Questa sarebbe l'arte di fare radio, che in pochi sanno fare, perché io vedo sempre le solite cose, no? A lunedì tutte le radio d'Italia dicono: oggi è lunedì, inizia la settimana, siete tutti nervosi? Parliamone. Ma che palle! Cioè, voglio dire, esistono altri argomenti, no? Beh, uffa che noia, uffa che barba, diceva il grande Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ce lo diceva Sandra In questo. cascina Vianello, Comunque, casa Vianello. siamo collegati a Vanna Marchi perché parlando di personalità, indubbiamente Vanna Marchi, non possiamo negarlo, al di là di quello che ha fatto o non ha fatto, la personalità di Vanna Marchi è una personalità unica, forte, convincente, anche troppo, e suo figlio, insomma, gli va dietro, o viceversa, non ho ancora capito, vabbè. Io che conosco personalmente Stefania, posso dirti che possiamo dare questa bomba che un po' ha già trapelato tra le tue pagine, e praticamente possiamo dire che dal 29 sul canale 163 del digitale terrestre che si chiama GoTV e quindi anche in streaming sul sito di gotv.it o.net, non mi ricordo, dopo andrò a vedere, ci sarà il programma intitolato 100 ore. Faranno 100 ore in diretta, supereranno il record mondiale, credo, europeo, non lo so. Stefania Nobile, Vanna Marchi in diretta 100 ore, diciamo così, di continuo. Dormiranno, hanno detto, solo un quarto d'ora ogni tanto. Beh, allora non è una non stop,
Cioè, non è la non-stop, una volta c'era Patrizio Roversi e Ma loro Suzy dormivano, Globi. caro, loro dormivano. Le ho riviste in replica sull'Epida TV, loro dormivano. Non mi fregare, io non c'ero nell'80, quando è che l'hanno fatto Non riesco a nell'87? fregarlo. Non mi riesce a Ma fregare, me, l'editore di Carlo. Televallata veramente ha questo sprint, io non so, da ieri, io non lo so cosa ha fatto. È il Non lo vaccino, so. è una droga, Non lo io mi so. sento un È un febo super. alla camomilla, io non lo so cosa c'è dentro, Ho cioè una non so. grinta dentro che spacco il mondo, vera? Questa è l'Anna Marchi. D'accordo? Da Carrera, quando io andai a trovarla a Milano, vi ho fatto un urlo, guarda, nel bar si sono girati tutti. Comunque c'è anche il video su YouTube, invito ad andarlo a vedere. Cercate Alessandro Blues e Vanna Marchi, c'è tutto. Abbiamo fatto un urlo. Ma che dire, io e lei dovremmo andare Grande Fratello VIP, perché noi siamo dei VIP, cioè, non c'è No, noi verso. siamo nella periferia dei VIP, siamo i VIP meno famosi tra tutti i VIP. Forse sì, noi siamo quelli della K, però. Sì, esatto. Va bene, allora caro, Laboratorio K, Guglielmo Marconi, visto che parliamo oggi di televisioni, di questo schermo, che una volta il bianco e nero, beh, per cambiare, una volta c'era solo il nazionale, poi dopo un tot di anni è arrivato il secondo canale e il terzo canale, tutto firmato Rai, prima era la EIAR, ente italiano audizioni radiofoniche, ovviamente. E poi radio audizioni italiane con Rai. Ma una volta i telecomandi non c'erano, cioè, quello. E allora Brusa come faceva ad alzarsi e cambiare il canale? Cioè, dal nazionale andare ad esempio sul 2. Perché lui cambiava canale, il Brusa? Perché vedeva un triangolo che lampeggiava, mi sembra, in basso a collocato, diciamo, a sinistra, in basso, un triangolo bianco che lampeggiava e comunicava che succedeva qualcosa nell'altra rete, cioè nel secondo canale, perché Brusa cioè, è così, è così. E tutte le volte che doveva cambiare, lui si doveva alzare dal divano, che lui è sempre pigro, pigro, e allora, insomma. Era un telecomando umano, praticamente. Era un telecomando vivente perché dovevo alzarmi in piedi, cambiare canale. Una volta mi sono stancato, invece di cambiare canale ho cambiato fiume. Ecco, io E poi torrente, poi laghi, figuriamoci, siamo tuffati dentro. no, veramente, e Così. poi dicevo, mi raccomando, il telecomando, se datemi retta, siamo in diretta, eccetera, eccetera, come dice la mia canzone, perché ho fatto anche una canzone, non so se lo sapeste, vabbè. Ma questa è tutta un'altra storia, come diceva qualcuno. Sì, ma Comunque, di Vanna Marchi abbiamo detto tutto, ecco, giusto? però io voglio capire che attualmente non la televisione analogica, che non esiste più per fortuna, o forse dovrebbe esserci ancora, non si sa, ora siamo sul digitale terrestre, poi verrà il T1, poi il T2, a marzo 2023 dovremmo essere pronti. Ma tornando negli anni 1980-75, magari che c'era questo gran televisore, o anche 26 pollici, ecco, o 24, dipende, questo carrello mobile ed era appoggiato lì il televisore. Lei pensi se allora c'erano 800 canali, quante volte si doveva alzare avanti, indietro e provare a vedere, ma quel canale lì non c'è, è spento, cioè, gli veniva un ginestro, cioè minimo. Comunque ti dico la verità, adesso ci sono troppi Sì, canali e pochi contenuti, e questo è il problema. esatto. Anche il satellite è così, eh. Noi parliamo spesso della piattaforma digitale terrestre, ma sia i satelliti, in particolare confusionale, canali messi così senza un minimo di coordinamento, dovrebbero essere concentrati in una parte sportiva. Io Come? ho contato nel digitale terrestre attuale, nella mia zona, nella mia area che è Borgo Tossignano, quindi Vallata del Santerno, ho contato almeno 18, dico 18 emittenti tematiche sul lotto.
sono un non po' è vergogna? tante, Allora qui deve intervenire qualcuno, il Corecom, qualcuno, perché non è possibile. sì. Cioè, e poi non è solo a fasce orarie, 24 ore, 24 ore al giorno di gente che dice le previsioni dell'otto, con gli 899. Ma qui c'è un business milionario, ma che roba stanno facendo? Poi, tra l'altro, chi fa queste situazioni è tassativo per legge che dovrebbe trasmettere un minimo di informazione o locale o regionale o sportiva, quello che è. Ecco, non fanno nemmeno quello, eh? Un telegiornale, no, uno speciale, una fiera, non Non fanno fanno niente, non niente. fanno niente. È un qualcosa Allora io mi che chiedo, com'è non so. possibile? Cioè, allora io che faccio invece televisione di qualità, che faccio servizi, mi spacco la schiena con la telecamera da 20 anni ormai, e faccio contenuti che non sono di lotto, di cartomante, eccetera, io cosa dovrei fare? Cioè io mi sento fuori dal mercato, perché dico, allora io sono, cosa sono? Un quaglione, dico quaglione per non dire un'altra cosa. No, io C'è una credo quaglia grande. che qualcuno dovrebbe iniziare a rendersi conto perché il MISE, Ministero Socio-Economico, nell'ambito delle teleradiocomunicazioni, perché il MISE non si occupa solo di radio, televisione, intendiamoci, ecco, perché da 14 anni ci sta un po' prendendo in giro, canali doppiati, triplicati, canali nero, eccetera, eccetera. Ecco, nessuno sta dando delle risposte. E allora potrebbe essere un'idea parlarne con il Corecom. Se vuoi, io domani, se tu mi dai l'ok, io posso iniziare a mettere questi puntini sulle i, perché sono 14 anni, non è 2-3 giorni, 4 mesi, 3 anni. Io vorrei che questa diretta però la sentissero i potenti, perché è inutile che ce la raccontiamoci, ce la suoniamo tra di noi, perché sono tutte parole che vanno al vento, come fare una scoreggia a Trieste, non la usa nessuno, cioè, Allora, l'unico capito? Cioè. mezzo è, tu hai ragione, perché con noi possono anche scaricare i nostri fan le trasmissioni. Infatti, se tu vai nella mia home page, vedrai la classifica che K Radio solo nel mese di settembre, anche l'ultima settimana, ha dei picchi d'ascolto veramente incredibili, non solo per le dirette, ma in particolare che ha scaricato le nostre trasmissioni. Queste trasmissioni devono arrivare proprio al vertice, come dici tu, non solo al MISE, non solo locale, provinciale, interregionale, ma proprio a Roma, dove c'è lì la piovra, il vertice, lì dove ci sono i capoccia, è da lì che parte tutto. Ecco, e noi l'unico vantaggio, grazie ai social, Instagram e Facebook, la gente cosa fa? Può condividere la trasmissione. E più siamo, c'è un tam-tam, ecco, diciamo, ed è l'unico mezzo in cui può arrivare. Visto che questa trasmissione la troverete anche tra 30 anni, 500 anni, che ne so Ah, io, certo, sì. ecco. Non ci sarà il mondo, ma ci sarà la trasmissione, state Ecco, tranquilli. è quello, perché non si sa cosa può succedere in Il questo mondo, il pianeta Terra firmamento. non c'è, però se volete ascoltare K-Radio ci sarà. Pensa un po' alla potenza. Vai, non ti fermare mai. Se ti fermi sono guai. Perduto? Sono D'accordo? guai. D'accordo? Eh sì, finalmente chi ci ha insegnato il mestiere, non solo di televenditore, in questo caso televenditrice, sono stati in tre, esattamente Vanna Marchi, Stefania Nobile, ovviamente anche il figlio, Maurizio Nobile, adesso non mi ricordo. Sì, Maurizio Nobile che fa l'antiquario a Parigi, comunque vabbè, ha fatto una Esattamente. parentesi anche lui in televisione, però poi dopo si è allontanato subito dalle televendite. Ecco, qui in Italia invece faceva il semplice banista, poi è passato, si è tuffato nell'arte, ecco, diciamo, ed ora si trova in Francia. Non è che viene parlato molto, è un po' tipo riservato, ecco, nell'ambito Beh, sì, radiotelevisivo. ha intrapreso un'altra carriera, cioè non. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché si poteva valutare. E anche rivalutare l'immagine, ad esempio, così buttata lì, telemarket, che non si sa come andrà a finire, come una Ma volta già era finito circa. Telemarket.
ecco il circuito Elefante TV, eccetera, ecco. Tutte Beh, queste Elefante situazioni. TV era nata come un'emittente grossa, Allora, adesso sì. fa solo dei. È vero. Cioè, dopo è diventato solo roba di arte, di quadri, ma prima era un'emittente che trasmetteva film. È vero. Sì, pensandoci Dicevo, lo slogan bene. era Divertiti un elefante. Sì, proprio quell'elefantino verde o bianco, dipende. E Era nato bianco, poi, poi è diventato rosa, ecco. poi verde. Esatto, anche rosa, sì che mi ricordo. E poi è diventato anche in formato regionale, dove da via Monte Albano, verso i colli di San Luca, si ricorda, c'era Teleexpress e poi, dopo un po' di tempo, è diventata Teleexpress 2, dove salutiamo anche la nostra Emanuela, ex direttrice, non solo di Antena Verde, eccetera. E sì, tempi che non torneranno mai più, Adesso cioè, Telemarket ecco. sul 124-125 Esatto, grazie a Garbo, si esattamente così. chiama Esatto, Arte Italia, grazie al canale Mux Italia, 27, di per canale ora. Italia. Poi vedremo, vedremo. Ma tornando a San Luca, questa Teleexpress e Teleexpress 2 era in formato anche locale provinciale, perché si vedeva anche un po' in provincia, purtroppo non tutta la regione Emilia-Romagna. In analogico, stiamo parlando, con questi effetti neve, era fantastico, e c'era anche uno spazio locale. Che succede? Ecco, la televalata sento che c'è un po' di rumore, c'è un po' di mossa, ecco. Ecco, mi dicono che c'è dei problemi, lo so, anche a Modena, lo so, lo so, lo so. Vabbè, vabbè. Questo temporale burrascoso, noi chiudiamo, è stato bello qui, direttissima. Grazie Alessandro Brusa di Televallata, grazie a tutti voi ascoltatori, perché noi due non siamo niente. Se ci siete voi, siete la nostra manna, la nostra crème, la nostra chantilly. E rimanete sempre con K Radio. È vero, Alessandro? È così? www.televallata.it per saperne di più, scoprire il mondo di Televallata, cos'era una volta, possiamo dire con queste trasmissioni culturali, demenziali, divertenti, con queste luci veramente particolari. Andate a seguire i format di Alessandro Brusa. Ora collaboratore con K Radio. Signori, grazie e alla prossima e migliori saluti da Maurizio DJ, da Alessandro Brusa e da chi? Lo dico. Da Maurizio Delfino DJ, Sì, ma anche da vai! Anche Evaristo, mi scusi. Evaristo, scusate se insisto. Ciao a tutti, ciao, grazie Buonanotte! Buonanotte, good night, eh sì, perché è il notturno day, Ciao, alla prossima. Buongiorno, buon pomeriggio. Buonasera, buonanotte. Ah, che ridere, ah. Bene, stop, va bene, è così. Vai con la sigla, alla prossima, ciao a tutti. Ehi tu, sei su K-Radio? Guarda che ti controllo, eh! Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. K-Radio Bologna @gmail.com. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com. Tu 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 t